cosa, no? Perché poi alla fine vedi l'intuito alla fine è una parola che tutti anni sta giocando molto dentro di me. Il fatto è che, voglio dire, tu pratichi qualcosa perché poi non riesco a distinguere le due voci, quella delle emozioni, ok, quella dell'ego, e quella dell'intuito. Che a volte, ad esempio, mi viene di fare qualcosa, ok, però in quell'istante là dice, ma chi è l'emozione o l'intuito? Perché poi alla fine le emozioni sono i comandi che si attivano all'interno della nostra mente, no? Che ci spingono, ci dà un impulso a fare una determinata cosa. È quello che ti dico, no? Tu cosa pratichi? Fai qualcosa per cercare di distinguere le due voci? È qualcosa che si collega in verticale, quindi si collega in forma olografica. E ha a che fare con dei metasignificati, perché non sono mai informazioni nette l'intuizione. Noi col tempo la possiamo affinare e arrivare quasi a parlarci. Oppure altri preferiscono iniziare a interrogare le cose, quindi tentano di decodificare i simboli che hanno attorno. Tutto quello che gli succede è il loro intuito che glielo sta mostrando. Sì, a me mi succede con i numeri, mi sta succedendo spesso ultimamente. Spesso, sempre. Ecco, sempre. A me anche io ultimamente mi stanno arrivando i numeri, tutti i numeri, com'è che si chiamano quelli a copia? Numeri maestri, eh? Sì, incomincio. Le 11:11, 12:12, 13:13, ogni cosa che facevo. Anche i tribuli, alla fine ci stanno sia i doppi che i tribuli. Ecco, quindi. Soprattutto per le targhe delle macchine, a me. Però, quando succede questa cosa, io non gli do tutto questo peso, poi magari mi sbaglio, però. Io non gli do tutto questo peso, perché se inizio a tentare di capire che significato ha questo evento, cioè il fatto che io vedo questo numero, che significato ha, mi accorgo che sto usando semplicemente un decodificatore di tipo informatico che ha bisogno di dati e dice, io non so dire cosa significa che in questo momento apro il computer legato a quella cosa che sto facendo lì e sono le 11:11. La mente non è la mia idea, e allora potrebbe andare a cercare su internet cosa significa quando vedi il numero. Tu ti accorgi che tutto questo è un tentativo di un software di fare un upgrade, cioè ha bisogno di dati per poter interpretare quello che vede. Questo sì, ma a livello in cui siamo è l'unico modo. Non è intuito. Mentre il fatto di iniziare a riuscire, se ci si riesce, e nella misura in cui ci riesci, a ragionare intuitivamente è come fare il paragone tra uno che vuole andare nel mare con la barca e un altro che invece vuole diventare piano piano un pesce, vuole imparare a fare il pesce. Cioè noi dobbiamo imparare a fare il pesce. Non è importante che io dico a tutti che vado sempre in mare, perché io non ho capito un tubo del mare, io non ci respiro dentro lì, non conosco la verità del mare se faccio quel barcaiolo. Sì. Per quello che dico, forse è una non domanda, perché penso che sia una domanda che fa la mente di superficie, la mente informatica, perché come d'abitudine noi usiamo quella sempre per decidere le cose, per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, e siccome quando ci arriva un'informazione dall'intuito, lei non la sa interpretare perché per lei è impossibile, è come se io tentassi di capire la vita di un essere tridimensionale partendo soltanto dalle due dimensioni. Quasi non lo vedo. Ma non tutte le intuizioni non sento interpretare la mente informale, cioè altre intuizioni le sento interpretare. Per quanto riguarda quello che ti ho detto adesso, per esempio, che tu sei uno che conosce due dimensioni e vorresti cercare di capire tre dimensioni, è difficile da interpretare. Allora, tu ti dà un segnale su qualcosa che magari dici, guarda, non prendere quell'aereo perché cadrà, ok? Tu non prendi quell'aereo e poi. Questa è l'informazione che è stata decodificata bene. Esatto, hai fatto l'esempio per. Spiegare una cosa che appunto volevo aggiungere, cioè quando avviene che l'intuizione di fatto tu non la capisci ma la interpreti con la mente razionale, quello che puoi ottenere è un risultato pratico, che non ha a che fare col senso del perché tu hai captato quella roba. Certo, può darsi che la tua intuizione in qualche modo ti vuole dire di non prendere l'aereo perché sennò crepi, potrebbe darsi, sotto quell'aspetto tu mi dici, penso di aver interpretato bene che cos'è che voleva farmi fare l'intuizione. Però se noi partiamo dal presupposto che l'intuizione è come una specie di intelligenza assoluta che ci è molto propria, è molto legata a noi stessi ed è un elemento che di fatto, se la vediamo così, che ci guida o ci vuole guidare, ci vuole dare un senso, sta tentando di allinearci al Dharma.
Cioè, l'intuizione non è altro che una forza che ti vuole tenere lungo l'armonia della linea che dobbiamo seguire come dharma. Mi viene in mente come quando stai in strada, che bella, se sei navigatore acceso, perdi la strada, ti porti una strada che magari non è quella, e il navigatore continua a dirti tornare indietro, perché alla fine ti stiamo spostando. Bravo, senza di rimetterti sulla giusta rotta, il dharma, no? Però allora, se la ragioni così, capisci quanto può essere relativamente giusta l'interpretazione che uno ha dato, cioè... L'intuizione magari non ti voleva specificamente non far prendere l'aereo perché precipitava, perché se tu guardi bene, stiamo attribuendo in questo modo, erroneamente, all'intuizione una specie di atteggiamento sentimentale e possessivo nei confronti della fisicità, che non ha. Lei lo sa benissimo come funziona tutta l'esistenza, la vede tutta, non solo di questa, ma di tutte le vite, cioè la vede come una globalità unica, cazzo gliene frega la fisicità. Non può essere, cioè la preoccupazione di non morire, non cadere con l'aereo, non soffrire, eccetera, è una vabbè, non lo fa, sì, ho capito, non lo fa per una questione di sentimentalismo, lo fa perché tu in quel momento là devi ancora, il tuo dharma non è quello, non è morire. Ecco, no, ecco, ma soprattutto non è tanto, io non credo che sia, non è il momento di morire, ma penso che all'interno di un stesso evento che tu vivi, dipende come lo vivi, cioè un conto è che tu... Dici, chissà, c'è un po' la paranoia, sarà una paranoia o sarà un'intuizione? Ma non lo so, qui, là, alla fine dice, vaffanculo, non parto. L'aereo precipita. Ah, visto, era un'intuizione. Però è come se fossero due persone diverse. Cioè, una è la mente che parla, continua a grodarsi addosso da sola. Dall'altra parte c'è una superintelligenza omnisciente che è la parte interiore, l'arma. Cioè, sono ancora attaccate, vista così. Se nel momento in cui tu ti allinei all'intuizione... Potresti scoprire che tu ci devi andare in aeroporto, ci devi andare e devi perderlo quell'aereo, devi perderlo perché non riesci ad arrivarci, perché dimentichi qualcosa, perché incontri una tizia che ti fa distrarre, stai lì a chiacchierare e lo perdi, con tutto quello che capita in mezzo, con tutte le tue proprie assurdità dove magari ti incazzi, magari te la meni, magari corri e vai in ansia, però in tutto questo vissuto che tu osservi, tu stai decodificando l'universo, perché decodifichi tutti gli elementi che ci sono attorno a quell'elemento egoico, a quelle strutture egoiche, che sono proprio quelle che ci sono tra te come coscienza e la tua intuizione. C'è tutto questo diaframma di sporcizia che interpreta, tutta questa roba, tu la conosci attraversando le creste di interferenza, che però non vuol dire sì, no, è giusto o sbagliato, mi fa male, mi fa bene, mi sono salvato. Queste sono tutte con tipo delle conclusioni. Conclusioni che arriva però alla mente razionale, informatica. Quindi l'intuizione è, io comunque, a prescindere dal fatto quando ti evita di fare un incidente, ben venga, chi se ne frega, però non mi ci ardimento tanto a costruirmi delle ciclopiche enciclopedie di decodificazione di quelle che sono tutte le forme di dialogo che tenta di fare l'intimo con me. Sogni, visioni e tutte queste cose. Allora come fare allora? Sento di farci amicizia, cioè sento di avere una sensazione, cioè da... un'intuizione che è un cioè dov'è collocata questa sensazione, dov'è collocata? Allora tu inizi a osservare, vedi su quante parti agisce, vedi le parti che reagiscono, vedi quelle che sgomitando, gridando, dicono sì, lo so io, e mandano indietro questa sensazione che è sottile, è come una persona strana che ti fissa senza dirti niente. Sì. Cioè, però tu capisci che ti vuoi qualcosa, ma non hai capito bene cosa, e più diventi razionale e meno lo capisci. Invece se sei istintivo, lui te la passa in metacomunicazione. Quindi è come se dovessimo fare l'opposto, non star lì e dire no, ma stai zitta mente, fammi vedere, cosa c'è caro, cosa ti vuoi dire? Inizia a farsi amicizia in questo modo, ti trasforma in una persona, in un iniziato, uno che cammina senza senso, è un folle, un idiota. Perché è folle, idiota? Per quello, perché lui non sta facendo esattamente delle cose sensate. Però c'è... Ma perché state secondo veramente? Certo, lo fai con passione e ispirazione, perché sono tutte collegate. Ti ispira ad andare di là, allora inizi a capire anche lì se una cosa mi piace o mi ispira.
se devo scegliere un cristallo, mi piace perché è un bel colore, è figo, non so che cosa, e inizio a vedere le risposte che ho dentro del perché dico che mi piace. E il polso sempre invece inizia a notare quando un cristallo invece ha proprio un sapore bello. Se non è un cibo. Esatto, questo esempio con i cristalli è molto interessante, perché alla fine ci possono stare entrambe le cose. La prima, che magari mentre si sta scopando a Belen, stava lì un cristallo dello stesso colore, quindi il tuo cervello durante l'orgasmo ha suscitato molto piacere a quel cristallo, perché tu sei concentrato. Certo, perché ci sono, bravo, ci sono anche delle situazioni che ti sono prese a livello istintivo, cioè vuol dire molto inconsce, altre magari sono apparenti, perché le vedi subito, sì, mi piace perché è il mio colore preferito, sì, mi piace perché, boh, cazzo ne so. Esatto, è qui il problema, perché poi nello stesso momento, davanti a quel cristallo, in una situazione come questa, entrano in campo entrambe le cose, sia l'intuito che l'ego. Poi se l'ego che chiacchiera più forte, ok, alla fine c'era lui, in questo caso. Però tu imparare a saper distinguere significa semplicemente vedere che loro lavorano in due forme molto differenti, in cui, di fatto, solo una delle due si sforza sempre di essere sensata. L'altra non ne ha bisogno. Quindi senza... Ah, tu dici? Sì. Allora, scusa un attimo, allora se mi arriva l'intuizione e poi io la prendo e la elaboro con la mente informatica, sono anche in quel momento là cerco di farla essere sensata. Beh, tu di fatto è come se stessi guardando un paesaggio e ne fai un disegno. Il disegno è tridimensionale, cioè è bidimensionale. Il paesaggio Sì, ma poi se mi arriva l'intuizione... io dico, questa è un'intuizione, allora deve essere giusta, allora è sicuramente giusta, allora ci sarà di volta sul sapore, cioè a quel punto là cercherò di convincermi che è buona. Sì, questo è vero, ed è forse un passo intermedio che si potrebbe definire, però credo che si possa anche imparare ad avere una specie di atteggiamento stoico, di fiducia e di serenità, almeno su quella cosa, poi nella vita ha tanti dolori, tante difficoltà e tanta confusione. Però c'è la possibilità di iniziare a fare le cose non a patto che la mente le definisca giuste, ma le fai perché metti la mente dopo, cioè prima metti l'intuizione e comunque fai quella cosa lì. Poi se la mente vuole darti un significato, se lo dia. Ma siccome io la faccio comunque, tu togli alla mente due cose, il potere e la responsabilità. Cosa che se tu la guardi per quello che è la mente, gli stai facendo un favore. Perché è vero che se io prendo in un'azienda una ragazza che è una segretaria e gli dico da questo momento tu sei il presidente del consiglio di amministrazione, sei il CEO. E gli dici così, è vero che lei si inorgoglisce e il potere gli piace tutto il resto, ma contemporaneamente si stressa come una vacca, nel senso che capisci, si carica di una responsabilità che lei in fondo è consapevole di non essere all'altezza di quella roba lì. Non capisce una pippa di tutto quello che sta succedendo e del perché lo sta facendo. Quindi la stressa in una maniera bestiale e diventa una persona ottusa, young e arrogante. Perché non si può permettere di confrontarsi. Ogni confronto dimostrerebbe che lui non è all'altezza. Cioè la tippa non è all'altezza. Esatto. Che ne so. Ecco, se tu prendi la mente razionale, vive per la massima totalità delle persone così. La mente razionale è una segretaria che abbiamo messo a fare il dirigente dell'azienda, che quindi, non sapendo qual è veramente lo scopo dell'azienda, come giustamente ha magari una segretaria, cazzo ne sa qual è lo scopo, magari suo tizio sta avviando l'azienda per venderla o per farla fallire, che cazzo ne sai perché la sta avviando? Lei deve semplicemente fare il suo lavoro. Quindi il dirigente conosce scopi del senso della vita di quell'azienda che lei non può capire. Solo che se lei la metti a decidere lei agisce in maniera ottusa e inizia a fare quello che fanno tutti. Come fanno gli altri? Vabbè, gli altri fanno andare l'azienda bene, l'azienda deve essere famosa, l'azienda deve essere quella. Tutte queste regole gli servono per sopperire al fatto che lei non lo sa perché quell'azienda sta al mondo. Ok, è molto chiaro questa metafora. Invece gli metti sotto il dirigente, che è uno silenzioso, strano e schivo, che è l'intuito, lui fa le cose. E poi la segretaria dice, buffi, quindi il giorno dopo ti senti, domani la metà dei capannoni li teniamo chiusi. Ok, va bene. E si organizza la segretaria per tenere i capannoni chiusi. Ma anche se non lo sa, non fa niente, perché lei si fida. Dice, cazzo, finalmente non devo vivere, non devo... Esatto. Non dormo la notte perché sennò c'è la noia. Invece così non sono responsabile. È una posizione secondo me più adatta. Allora, guarda, cioè, allora io conosco alcune persone, no, che quando hanno delle sensazioni,
cioè sono fortissime, cioè urlano, ok? È quasi che il gioco esattamente quello che loro hanno, cioè ci sono alcune persone in cui queste intuizioni sono molto più forti, magari perché avranno più contatto con la loro parte animica, sicuramente, però nel loro caso, ok, urlano più la sensazione, l'intuizione che l'ego, hai capito? E quindi queste persone qua, diciamo che da questo punto di vista sono più fortunate. Sì, può darsi, diciamo che sbagliano meno, però non so. Sbagliano, sì, con ci stanno per quello che comunque l'ego urla di. Poi sarà il caso più devastante, è quello lì della donna che si fida, ogni volta che si fida su un ragazzo inizia a pensare che questo lo tradirà. Alla fine lui lo tradisce, e lei dice, vedi, facevo bene a compilare il mio intuito, no? Quello non è un intuito, quello è un programma che tu l'hai costretto a far tradire, e alla fine vedi che l'intuito, in realtà non era intuito, sono tu che l'hai presa inconsciamente a livello telepatico, gli hai trasmesso questa tua convinzione di essere, che lui è una persona inferiore, hai capito? Sì, più o meno, poi sei telepatico, quantistico, se influenzi il campo gregorico congiunto, perché ogni volta che tu crei una relazione con altri esseri, determini un campo, non pensare a Vladimir Zeland perché confondi un po' idee. Due persone fanno un campo, una persona fa un campo, cinque persone fanno un campo. Se ci sono determinati aspetti che vengono rispettati, tipo la sincronia, il rituale, determinate cose, si devono sincronizzare. Se si sincronizzano si determina un super essere, cioè sono cinque esseri, cinque individui allineati secondo certi parametri determinano un quinto individuo, un sesto individuo, che li comprende. È costituito dalle parti sincronizzate dei cinque, che però dal momento che esiste è come se per una legge universale dovesse acquisire in sé una specie di spirito, quindi vive, ha una vita sua. Dal momento che tu crei una coppia, la coppia, la potenza di una coppia, la coppia sacra, è molto interessante, perché se una coppia è centrata in certi modi specifici, quindi il proprio campo è fatto in un certo modo, vai a determinare un nuovo essere, determinato dalla coppia congiunta, dai due individui congiunti, un super individuo, che però anche lui è allineato a quell'intento comune. Per questo che quando si lavora in tantra, tutte e due lavorano sullo stesso intento, e vale per tutte e due. Non è che vale solo per uno dei due. Sì. Vale per tutte e due. Quindi diceva, allora non vale per tutti e due. Sì, infatti vale per uno, vale per il super individuo. Ciò nonostante loro ne possono fare esperienza, perché tutte le esperienze in un campo gregorico si condividono tra tutti gli individui. È quello che succede anche nelle grandi sette. È quello che avviene anche con le idee sulle cose. Quindi quella famosa segretaria che ha al comando di quasi tutti gli individui che appartengono a Gregor, cioè ognuno c'è dentro la sua segretaria che sta facendo cazzate, come entra in un campo e ci va apposta dentro il campo, il campo gli dice che cosa bisogna fare e qual è il senso della loro agenda. Glielo dice lui. E loro non vedevano l'ora che qualcuno glielo dicesse, perché loro non lo sanno. Sì. Ora, anche questa cosa che tu dici, mi hai fatto ricordare una cosa che dicesti in un corso. Perché tu in un corso dicevi, guarda, questa legge dello specchio, sì, a volte funziona, però tu dicesti, se sei in un gruppo di 30 persone, come fa a funzionare? Perché alla fine ognuno possa tutti quanti rispecchiare, sì. Però scusami, questo è contraddittorio quello che hai detto adesso, no? Perché alla fine un gruppo di 30 persone e siete sincronizzati diventa comunque un unico campo. Sì, e quindi alla fine è comunque la legge dello specchio che vale. Sì, ma l'idea è che il campo, capisci? Il video plastico che genera la realtà relativa di quel momento è il video plastico del campo. È il video plastico del campo. Quindi se Ma tu per stare all'interno di quel campo, cioè stare prima, per riuscire a essere sintonizzato in quel campo, vuol dire che c'è quella componente emotiva, vibratoria dentro di te, che comunque risuona con l'energia di quel campo. Altrimenti non saresti mai entrato all'interno, certo, giusto? Però bisogna considerare cosa vuol dire entrare, perché se io vado dentro una chiesa, non sono allineato al campo, ne subisco in parte influenze, ma perché entrare è una parte del rituale. Se poi faccio il segno della croce, un'altra parte del rituale. Se sto zitto e mi vieto di parlare, o di passeggiare, o di giocherellare con gli santini che ci sono appoggiati sui tavoli, sto rispettando il rituale. E me ne accorgo, perché se poi dico, no vabbè, ma io mi voglio mettere, non lo so, a usare il PC, c'è il wifi, però se tu provi dentro di te, immaginate di farlo, ti rendi conto, senti attorno il campo che ti dice che cazzo stai facendo, cioè è proprio un limite, quindi lo devi bucare, se non lo fai stai rispettando il rituale, quindi in proporzione a quanto lo rispetti, ti
tutti connessi, ma lui influenza anche te. Quindi i tuoi interessi, ma lui influenza anche te. Cioè tu in qualche modo più ti connetti più hai la possibilità di interferire col campo, quindi potresti aggiungere elementi o modificarli. È come la connessione informatica. Quindi se io per esempio in un cerchio di 15 persone, che facciamo le pratiche tutti i sabati, si aggiunge ad un tratto un'altra persona, la sua presenza nell'arco di pochissimo tempo determinerà dei cambiamenti di tipo energetico al campo. L'egrego campo. Sì. Ok, sì. Quindi la stessa cosa puoi far tu dentro una chiesa, però poi ci sono le questioni ovvie di quanta massa ideoclastica ha un campo, perché se ci sono miliardi di persone che per migliaia di anni hanno fatto una cosa, non è che organizzare la cambi, è un po' difficile, però sì, il rituale di ayahuasca, per esempio, è successo, e ne parlava Samorini, che a confronto con un taita, l'Umbia se non sbaglio, era un convegno, un anziano taita, aveva appunto confermato che anche lui, nei rituali che faceva, parlava con i partecipanti, indio, iniziavano a descrivere delle visioni in ayahuasca che negli anni prima non si erano mai presentate, e che lui diceva non appartengono al lignaggio tradizionale nostro. Da dove vengono? Sembravano essere figlie dell'immaginazione degli occidentali che si prendono la ayahuasca, capito? Quindi noi facendo i gruppi di ayahuasca, facendo queste cose, stiamo colorando il campo globale di questo tipo di informazioni che ricevono anche gli altri. Ed è per questo che dentro i grossi campi gregorici si innestano le entità. Perché l'entità non fa altro che trovare un grande hub di connessione con milioni di persone simultaneamente, e lui manipolando la forma mentale del campo energetico, manipola tutte le persone insieme. Per questo sono parassitati i campi. Alcuni sì, quasi tutti. E perché sono campi? Anch'io posso un'entità scegliere un campo gregorico, è la cosa normale. Se esistesse, sai, un ebook come addurre una popolazione di individui, io dovete prima di tutto scegliere un campo gregorico, sai, come quelli di fanno marketing, no? Sì, posso ascoltarlo bene, ascoltarlo.